ha detto bene lei, non solo per solidarietà ai nostri colleghi sardi, ma per proprio sottolineare che i problemi ci accomunano, il problema del prezzo, il problema del prezzo del latte e del prezzo degli agnelli, perché gli allevatori purtroppo viviamo in una situazione precaria, non c'è un prezzo standard che accomuna tutti ed è lasciato al libero mercato così, senza una regolamentazione. Quali sono le maggiori difficoltà che affrontate nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano? Ma va dalla famiglia all'azienda, nel senso che noi per condurre questa attività non conosciamo domeniche, non conosciamo feste, non conosciamo nulla e affrontiamo tutte le intemperie del caso. Quindi, ma la cosa peggiore è che in un territorio come Crotone, bellissimo, pieno di animali, dove addirittura abbiamo pure la DOP, avere il latte così pagato miseramente, secondo me, è uno scandalo verso i cittadini del crotonese, perché noi non siamo solo allevatori, siamo cittadini di questo territorio, viviamo in questo territorio e vorremmo che la nostra ricchezza fosse salvaguardata. Allora, siccome anche noi abbiamo un'azienda agricola e vogliamo sostenere tutti gli allevatori di tutti questi paesi, e quindi oggi vogliamo fare una rivoluzione, diciamo, sul prezzo del latte. In questo preciso momento non rappresento gli allevatori, ma sono, diciamo così, l'imprenditore che opera in questo settore e quindi ho ritenuto fondamentale partecipare alla manifestazione, non soltanto per solidarizzare, ma per far capire un po' a tutti che realmente, se non ci sarà l'apporto di tutti i cittadini, questa realtà rischia di morire ed è una delle poche realtà che potrebbe generare ricchezza nel nostro territorio. Siamo in serie difficoltà, non soltanto gli allevatori, ma gli imprenditori che operano in questo settore in genere. Cioè, quello che manca è la capacità di rappresentanza delle rappresentanze sindacali. Quello che manca è la dovuta attenzione da parte della regione in questo, diciamo così, agli agricoltori del Crotonese. Era una delle realtà più ricche della Calabria. Sì, ci vede compatti perché siamo compatti nella disperazione con i problemi che abbiamo tutti noi allevatori, perché non riusciamo più a gestire le nostre aziende. Abbiamo problemi seri praticamente a poter dare anche da mangiare alle pecore, perché i costi superano quello che è la produzione, la vendita. Quindi siamo a un punto che tutti gli allevatori quasi vorrebbero liberarsi di queste pecore, ma nessuno li compra, quindi per noi è diventato un peso. Se non si trova una soluzione a questo settore, non sappiamo davvero cosa fare, perché le pecore dobbiamo continuare a tenerle e dare da mangiare, perché non le prende nessuno. Su Isola diciamo che è un po' come tutto il territorio, diciamo, l'unica cosa, l'unico vantaggio che abbiamo è che è un territorio che si trova sulla 106, diciamo, è facilitata un po', diciamo, per fare la raccolta, al contrario di quei paesi interni del territorio del Crotonese, solo per questo, ma altrimenti gestire e produrre praticamente non è facile, siamo tutti allo stesso livello a livello nazionale. E gli allevatori su Isola sono 52, noi siamo in cooperativa, 16 aziende, ma ci rendiamo conto giorno per giorno che non è possibile più andare avanti in queste condizioni. È soprattutto un tavolo dove poter discutere i nostri problemi, cercando se qualcuno praticamente ci viene incontro, questo tavolo nazionale che la Sardegna ha intrapreso, diciamo, quest'estate, dobbiamo dare merito a loro di questa forza che hanno avuto, perché noi siamo sempre in ritardo su tutto.